giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da me da bere a me, che sono una donna samaritana? Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo? Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere l'acqua. Nel deserto non si può vivere perché non c'è acqua, ma anche questa nostra vita tante volte sembra un deserto in cui non cresce nulla, niente senso, niente affetto, niente amicizia. Ma c'è un'acqua che può far crescere tutte queste cose, ed è l'acqua della fede. E la roccia, la sorgente da cui zampilla quest'acqua, è Gesù. E allora veniamo, soprattutto oggi in chiesa, ad attingere l'acqua della fede dalla roccia di Gesù, realmente presente nel tabernacolo, nel Santissimo Sacramento. Nella quotidianità attraversiamo la nostra Samaria, fatta di pregiudizi e di paure del diverso, del povero che si avvicina a noi per chiedere un aiuto. Quando riusciamo a fermare la frenesia incontrollata che ci travolge, per un attimo riusciamo a sentire la voce chiedere: dammi da bere. In quel momento possiamo vedere un volto che ci permette di allungare una mano e di appoggiare una relazione. In questo gesto ritroviamo l'umanità dimenticata e nella convinzione di aver aiutato uno sfortunato ci sentiamo riempire il cuore di un benessere che non comprendiamo. Quel volto, il volto di Cristo dipinto in ogni povero, attiva in noi un processo di riconoscimento. Mi ha detto tutto quello che ho fatto, che ci cambierà la vita. L'esperienza che ho raccolto da molti volontari e operatori dei centri Caritas, volontari della Mensa Mendi, operatori del primo soccorso e persone che si sono attivate per aiutare gli altri. Una giovane sposa mi raccontava che nel residence dormitorio dove abita sia stata interpellata per poter distribuire a chi avesse bisogno dei materassi quasi nuovi. Da questo interesse è nato un gruppo che ha cominciato a pensare come riutilizzare ciò che ancora in buono stato veniva scartato dalle famiglie della zona. Dalle esperienze è nata l'esigenza di costruzione di un centro Caritas per aiutare chi è in difficoltà. L'incontro con la povertà ci trasforma e ci rende testimoni credibili. Molti samaritani credettero in lui per la parola della donna. L'incontro con chi pensi di aiutare per le tue possibilità, le tue capacità si trasforma in fonte di acqua viva che ti permette di rileggere la tua vita, i tuoi bisogni e ti rendi conto che tu hai necessità di quell'incontro, perché creato
per essere amato hai bisogno di amare. Come la samaritana, tu sei alla ricerca di un senso della vita, dell'acqua viva che non farà avere più sete. L'acqua viva è Cristo e ci dona la fede, da cui viene la speranza che ci permette di realizzare la carità. Quel povero che si presenta bisognoso in realtà ti mostra il volto di colui che può soddisfare la sete di ogni uomo. Si presenta povero, ma in realtà può arricchire. Gesù, che ti sei rivelato alla Samaritana, aiutaci a vedere il tuo volto nei poveri, in modo che questi incontri possano cambiare la nostra vita, aiutandoci a testimoniare la fede che dona la speranza che realizza la carità. Questa settimana ci impegniamo a sostenere con un piccolo segno il centro Caritas parrocchiale.